Il loro idolo, Verdi, ma anche Puccini, non è da buttare. Il loro obiettivo, imparare tutto della cultura italiana, conoscere il paese, la gente, gli usi e i costumi, perché per diventare soprani o tenori provetti bisogna immergersi e conoscere non solo la lingua, ma anche il background che ha portato alla creazione dei capolavori dell'opera. Il bel canto italiano ha sempre più gli occhi a mandorla, Cina, Giappone e Corea, è da questi paesi che vengono sempre più numerosi gli aspiranti cantanti classici. Affollano i conservatori del nord Italia, tra cui quello di Pavia, e questa volta una dozzina di loro ha fatto tappa a Broni per una settimana di corsi di perfezionamento. Sono gli allievi della masterclass che si è tenuta al Teatro Carbonetti di Broni. L'iniziativa, ideata dall'Associazione Italo-Coreana Prima Scena in collaborazione con Incanto, Musica e Spettacoli, ha permesso ai cantanti venuti dall'Oriente di cimentarsi con le aree più note del melodramma italiano e di perfezionare la tecnica vocale grazie ai preziosi consigli della docente Daria Masiero. C'è tanta passione, ma anche, mi sembra, tanto talento, insomma. Assolutamente sì, i ragazzi hanno una grande, grande voglia di imparare, di migliorare. E soprattutto sono ragazzi molto intelligenti perché riescono a capire quello che gli chiedo. Per me è una grandissima gioia. Come dicevo prima, vi confesso che ovviamente quando canto sul palcoscenico e finisco una performance la soddisfazione è sempre enorme. Però la soddisfazione di vedere un ragazzo che migliora grazie a quello che tu gli stai dicendo è ancora più grande. Su cosa vi state esercitando? Stiamo studiando la tecnica vocale e cerchiamo di migliorare anche l'interpretazione dei brani che i ragazzi canteranno domani sera al concerto, ma credo che poi non si fermi solo al concerto, cioè la finalità è che poi questi ragazzi mettano in pratica quello che io gli sto insegnando poi nella vita, nella loro carriera. Se vogliamo fare uno step in avanti, un passo in avanti, oggi voglio che il suono sia con la gola aperta, ma avanti. Sì. Qui deve essere dritto. Ogni ragazzo ha una sua problematica, no? Ci sono alcuni che hanno problemi più tecnici e quindi cerchiamo di lavorare sulla proiezione del suono, sull'uso del fiato, sulla respirazione. Ci sono ragazzi che sono magari più avanti e allora lavoriamo più sulla interpretazione, su quello che scrive il compositore, quello che l'emozione che il cantante deve riuscire a dare al pubblico. Il bel canto italiano sta avendo un grande appeal negli ultimi anni, soprattutto in alcuni paesi come appunto la Corea, il Giappone, ma anche la Cina. È la prima volta che si occupa appunto di insegnare a ragazzi che vengono appunto da questi paesi. Fortunatamente no. Il mio insegnamento non si ferma solo all'Italia, si ferma proprio, continua con l'Asia, Giappone, Corea, Cina, ho tantissimi studenti anche in Australia perché canto spessissimo in Australia, ho anche la residenza australiana e quindi ho moltissimi allievi che arrivano anche dall'Australia. Quindi grazie al cielo il mio insegnamento è un po' globale. Qualcuno sta frequentando già al conservatorio in Italia, poi alcuni stanno frequentando all'università in Corea. L'opera nasce in italiano, quindi almeno io devo imparare la lingua italiana, anche la cultura italiana. Io pensavo così, quindi ho deciso di venire in Italia. Rimani. Tutto
tutto piace, anche il tempo bellissimo, anche la cultura. Gli anziani piacciono tanti musica antica, no? Diciamo, quindi io molto, molto emozionata di questo, anche le persone molto appassionate. Io volevo essere un ponte di tra Italia e Corea. Sono giornate intensissime perché iniziamo alle 11 meno un quarto del mattino e finiamo alle 8 di sera. Gli studenti hanno a disposizione delle lezioni individuali con la signora Masiero, loro sottopongono alla docente il repertorio che intendono studiare, affrontare, insieme guardano tutti i punti critici delle arie che poi porteranno nelle audizioni oppure porteranno in opere, quindi sul palcoscenico, e quindi sono giornate proprio di approfondimento dove loro vengono seguiti individualmente dalla docente, e però gli altri studenti sono comunque invitati come uditori a seguire tutte le lezioni, per cui sono proprio giornate davvero di studio e di approfondimento molto, molto intenso, molto, molto curato. E gli studenti sono per la maggior parte coreani, perché questo progetto si caratterizza proprio come un progetto pensato per aprirsi a questa realtà, la realtà coreana, che è sempre più interessata, oltre che al melodramma, ad altri aspetti della cultura italiana. E poi però ci sono anche alcuni studenti occidentali, italiani, quindi è, diciamo che è una masterclass internazionale. Abbiamo anche una studentessa che viene dalla Lituania, e la caratteristica comune di queste giornate è veramente il desiderio di approfondire il bel canto e quindi niente, di conoscere sempre meglio questa particolarità della cultura italiana. Perciò diciamo che le lezioni sono proprio un'alternanza di studio individuale e studio collettivo. La signora Masiero ascolta le arie, individua i punti di criticità, si sofferma e cerca di risolvere insieme allo studente gli eventuali problemi. Ma come detto, il bel canto non è tutto. Gli studenti coreani, che si definiscono molto vicini alla cultura italiana, vogliono anche scoprire il territorio e le sue tradizioni. Per questo i promotori dell'iniziativa hanno creato una serie di eventi collaterali alle giornate di studio vere e proprie. Oltre all'esibizione in teatro, i cantanti hanno infatti tenuto concerti dentro alcuni dei templi del vino della zona, come l'azienda agricola Barbacarlo e l'enoteca regionale, dove le arie verdiane hanno fatto da contrappunto ai piatti e soprattutto ai vini della tradizione locale. Stiamo realizzando un sogno, un progetto bellissimo che è stato creato e voluto in partenariato con l'Associazione Coreana Prima Scena e l'Associazione Amici del Teatro Carbonetti di Broni. È un progetto nato nel territorio per il territorio, però con un respiro internazionale.
È una masterclass per cantanti lirici. Abbiamo l'onore di avere come docente un grande soprano che è Daria Masiero. È una settimana dedicata al bel canto, allo studio del bel canto italiano. Una settimana che si concluderà in grande con un concerto il 10 febbraio, un concerto con orchestra qui al Teatro Carbonetti. E questo concerto però non sarà una chiusura, in realtà sarà un'apertura, perché il concerto poi verrà replicato l'11 di febbraio all'azienda Barbacarlo, dove ci saranno altre 6 cantine molto note del territorio che insomma faranno assaggiare i vini, dei vini buonissimi, e poi ci sarà un altro concerto il 15 di febbraio all'Enoteca regionale con altre 6 cantine molto importanti del nostro territorio. E quindi diciamo che questa masterclass è un pretesto, un'occasione per far conoscere due prodotti di eccellenza della cultura italiana, che sono il melodramma e il vino. È un sogno un po' che si realizza, quindi immagino che sia anche un po' una prima edizione, quantomeno così strutturata. Sì, è proprio una primissima edizione, è un debutto per tutti, è un debutto sia per la mia associazione che tradizionalmente in questi anni si è occupata di produzioni, di spettacoli operistici, è un debutto per l'associazione coreana Prima Scena che si presenta con questo biglietto da visita nel territorio italiano, ed è un debutto anche per il Teatro Carbonetti, perché è la prima volta in assoluto che il Teatro Carbonetti ospita un'iniziativa di questo tipo. Perché Broni e il Teatro Carbonetti, se c'è un motivo in particolare? Sì, allora il motivo è assolutamente la loro accoglienza, la loro gentilezza e anche l'apertura che hanno nei confronti di progetti nuovi. È un teatro giovane, il Teatro Carbonetti, che ha una lunga storia, ma è stato riaperto relativamente di recente, ma che si caratterizza secondo me per questa grande apertura mentale, questa curiosità nei confronti di appunto progetti nuovi. In più, se vogliamo poi proprio parlare dell'edificio Teatro Carbonetti, è un edificio che si presta perché ha un ridotto meraviglioso dove noi facciamo proprio le lezioni tutti i giorni, e poi è inserito proprio in un territorio di forte richiamo sia per il turismo enogastronomico che proprio per il turismo culturale, per cui il Teatro Carbonetti diciamo che secondo noi era il luogo giusto dal quale partire per questo progetto, che poi avrà degli sviluppi in futuro sicuramente. La Corea è un paese molto interessante perché forse di tutti questi 3 popoli è quello che per sensibilità è più vicino alla cultura italiana, e è un mercato anche, diciamo, è un mondo giovane da scoprire. E tradizionalmente gli studenti coreani negli anni passati erano quasi solo una comunità molto chiusa e quasi sempre solo interessata all'opera lirica. Negli ultimi anni invece abbiamo constatato un interesse, un'apertura crescente di questa comunità, che è sempre più curiosa proprio del nostro paese dal punto di vista paesaggistico, dal punto di vista del cibo, del buon vivere, e quindi è un paese proprio che si sta aprendo, e si sta aprendo con grande curiosità e grande amore per noi, e per cui ci sembrava bello debuttare in questa esperienza proprio con un partner coreano. L'esperienza è felicissima dal mio punto di vista, sono davvero contenta di aver organizzato la mia prima masterclass con loro, perché è un popolo giovane, un popolo curioso, aperto, colto e davvero amante dell'Italia, a tutto tondo.